No one knows who you are. Come on, John. They know there is an informant. They've been looking for me since we caught Porter. Dimitri, we're so close. If we give up now, everything we've done would have been for nothing. No, what you have done. What you have done. Come on, John. We got Porter. Do we really need anything else? So tell me a story. A real one, or should I make one up? Just a story, Hoyt. Just a story. Huh? Where did you do your probation? In Van Nuys. The Valley? The Valley, yeah. All right, okay. Any sweet little stories about teenage crime, huh? Yeah, I got one. You got a story? Yeah, I got a story. Okay, what it is? Go ahead. It was a DUI stop. A DUI stop? Yeah. All right, okay. Should I protect you? I have my gun with me. Oh. You have your gun with you? Of course I got. Good. All right. What's happening? So, we were on a mid-watch. A mid-watch? Yeah. Okay, well, we. What else? You and who? Me and Debbie. Debbie Webster. Who the hell is Debbie? She was my training officer. Female GO? Yeah. Well, okay. What is she, black? White? She's white. She's white? Yeah. Oh, she's attractive? Yeah. She's okay. Quite pretty. Okay, what is happening? It's a real quiet night. It's quiet a night. Honor. Yeah. Oh, fuck. Huh? You never know. Ma il processo non avrebbe mai dovuto svolgersi in questa città. L'opinione pubblica ha influenzato la giuria. Non è vero. Ma all'inizio aveva detto che l'assassino zoppicava. Zoppicava! Mentre l'uomo che hanno arrestato cammina normalmente! Ha mentito! Tutti volevano qualcuno su cui scaricare la colpa dell'omicidio. Eravate in cerca di un capro espiatorio, ma non capisci. Non c'è più molto tempo. Devi fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Tu sei il marito della vittima. Sei l'unico che può ancora fermare l'esecuzione. Devi parlare con il governatore. Chiedergli di concedere la grazia. A te darà retta. Scordatelo! Cazzo, l'altro figlio di puttana! Ti stava togliendo la pistola! E la scarica, cazzo, la scarica! Ho avuto paura, ok? Va bene! Ormai è successo, andiamocene! Andiamocene, forza, muoviti! È morto, forza, muoviti, andiamocene! Luisa. Dottoressa Contini. Dottoressa Contini, adesso? Perché non mi avete più chiamato alle previsioni del tempo? Era una prova. Ed evidentemente le risposte del pubblico non sono state positive. Sì, potevi... Poteva anche dirmelo, però. Invece sei sparita. Non ti ho abbandonato. Chi credi che ti abbia messo qui, eh? Sì, lo so, lo immaginavo. Però speravo in qualcosa di meglio. Una domanda alla vincitrice della puntata. 30 secondi di spazio. 30 secondi da giornalista, però. Non era quello che volevi? Dottoressa. Dottoressa. Questa sera abbiamo due vincitrici della puntata. Marco. Siamo in diretta. Vorrei solo salutare mia sorella Anna. Dovrebbe esserci lei qui. Certo, sua sorella Anna Carossi doveva essere della gara, ma per un piccolo incidente non ma ce l'ha fatta. Ma guarda sta faccia di me. Lascia stare. Beh, sarà per un'altra volta, Anna. Dai, è stato carino, no? Per continuare così fino a diventare la vincitrice di Non smettere di sognare? Io sarò la vincitrice. Sta calmo. Calmo. Ma come faccio a stare calmo? Avevi detto che non l'avrebbero mai trovato, invece? Meglio così. Che almeno i sommozzatori la smettono di girare l'intorno. Noi andiamo tranquilli a prendere il nostro tesoro. Tu sei pazzo. Non sono pazzo. Ero passato a dare un'occhiata, ho visto che la zona non era per niente tranquilla con tutti quei sub. Non so come abbiano fatto, ma stavano cercando proprio nel punto dove stavamo noi. Ah, e il trucco del gommone aveva funzionato? No, non ha funzionato bene, non sta funzionando bene un cazzo. Se manteniamo la calma, forse abbiamo ancora qualche possibilità di scappare di qui. Di scappare? Ma certo. Con tutti i soldi che vale quella roba, ti rifai la vita dove vuoi. Poi se vuoi restare a vendere vermi come tuo padre, potevi fare come Giuseppe che voleva dire tutte carabinieri. Eh?